Si è svolto a Bivona il settimo torneo di calcio studentesco Sport e Legalità e il secondo Memorial dedicato a Vincenzo Buscilio, un ragazzo prematuramente scomparso, organizzato dall'associazione Renato Traina, diretta da Franco Colombo, e che ha visto la partecipazione di tanti ragazzi atleti provenienti da tutta la Sicilia, evento organizzato grazie anche alla collaborazione di tante associazioni del luogo, tra questi l'Associazione Primavera Ollus, il Consorzio Universitario di Agrigento, il Comune di Bivona, l'Istituto Pirandello di Bivona, la Lega Calcio Hellenic di Sicilia. Al termine, premiazione per tutti i componenti e ragazzi che hanno partecipato all'evento. Stiamo organizzando questo torneo che è la settima edizione in collaborazione con l'Istituto Alberghiero e con l'Istituto Comprensivo che comprende Alessandria, Bivona e Santo Stefano. Quest'anno la manifestazione è dedicata allo sport e legalità. E faremo un memoriale, la seconda edizione di un ragazzo di Vincenzo Buscilio che tragicamente è scomparso, morto a coltellata ad Alessandria della Rocca, e i ragazzi hanno voluto ricordare questo loro compagno. Si sperava in un giorno clemente dal lato, diciamo così, della temperatura, però ci siamo organizzati usando la palestra e quelli più grandi stanno usando in questo momento in contemporanea al campo sportivo. Un evento che si articolerà come, Presidente? Ma si articolerà che faremo, giocheranno i ragazzi qua 15 minuti ciascuno. Sicché al termine della manifestazione ci sarà il saluto del sindaco a tutti gli intervenuti, ci sarà la premiazione, ci sarà il sorteggio per reperire i fondi, abbiamo organizzato un sorteggio e dopo saremo tutti ospiti offerto da un buffet che ci ha preparato con la nostra collaborazione l'Istituto Alberghiero. Che significato assume questo evento? Ma assume, il significato è quello, diciamo così, della correttezza, dello stare insieme, della crescita insieme, perché in fin dei conti i bambini sono loro che un domani ci guideranno a noi, che la vita gli dia tante soddisfazioni e che si comportassero sempre bene, diciamo, durante il percorso della loro vita. Ma il significato è quello di una ripartenza. La S Renato Traina ancora una volta organizza una manifestazione non solo bivonese, ma una manifestazione territoriale che mette assieme tante istituzioni, l'istituzione scolastica, abbiamo anche oggi la presenza del CUPA, quindi una manifestazione sportiva che è anche l'opportunità per ragionare sul potenziamento del territorio, sulla formazione, ed è quello che stiamo facendo con l'onorevole Mangiacavallo, il presidente del CUPA, su iniziative che riguardano proprio, che vedono protagonista questo territorio attraverso l'istituzione di Master, e altre iniziative importanti che stiamo portando avanti anche con l'ITS. Io devo ringraziare Franco Colombo per queste bellissime iniziative che pone in essere con tanti giovani protagonisti. Un ringraziamento anche alla Primavera Ollus che ormai come associazione fa tantissime attività sul sociale. Quindi questo è un territorio, un paese vivo che mette assieme veramente tante persone attraverso l'associazione e attraverso le istituzioni, e dobbiamo lavorare tutti assieme proprio per questo, per dare l'opportunità a questi territori che sono più marginali di uscire fuori da questo contesto e avere maggiori opportunità, soprattutto per i giovani. Dopo 2 anni ritorniamo a riprendere le attività che avevamo necessariamente sospeso con questa iniziativa di educazione alla legalità che si collega proprio al nostro percorso di attività legale all'educazione civica e all'educazione alla cittadinanza. L'istituto offrirà anche un pasto preparato dai ragazzi della scuola. Sì, prevede anche questo momento di conviviale e i nostri studenti dell'indirizzo enogastronomico hanno preparato un buffet, un lunch da offrire a tutti i ragazzi che hanno partecipato a questo quadrangolare.
Vorrei anzi sottolineare questo quadrangolare, è intitolato a un nostro ex alunno, Vincenzo Busciglio, che nel 2019 è stato è tragicamente scomparso, e quindi in memoria di questo nostro ex alunno è stato organizzato questo evento. Noi siamo particolarmente lieti come consorzio di avere sponsorizzato assieme ad altri enti, ad altre istituzioni, questa iniziativa che è semplicemente straordinaria, perché riesce a coinvolgere adulti, bambini, giovani, adolescenti e anche le istituzioni con una finalità nobile, quella non solo di istruire ma anche di educare alla vita, perché sport e legalità rappresentano un perfetto connubio che ha un suo fondamento anche nella formazione delle coscienze, perché avere la consapevolezza per chi pratica lo sport che esistono diritti e doveri, che bisogna rispettare così come le regole del gioco, anche le leggi dello Stato, diventa un momento fondamentale della civile convivenza. Oggi c'è un altro motivo che ci fa gioire, quello di essere tornati finalmente, direi, in presenza per una manifestazione che raccoglie, nel rispetto evidentemente delle norme igieniche e razionali, che raccoglie un mare di persone che si ritrovano proprio per sostenere una nobile causa. Beh, diciamo che la ripartenza è stato il primo punto del nostro programma, e siamo ripartiti già l'11 aprile dell'anno scorso. Questa stagione siamo ripartiti con tutte le attività, siano esse regionali che provinciali, di calcio a 11, di calcio a 5, di calcio femminile, e la cosa più importante è che le stiamo portando a termine tutte regolarmente. Un grande successo del Comitato Regionale Sicilia, ma soprattutto un grande successo delle società che hanno creduto alla nostra proposta, che hanno creduto al nostro progetto e lo hanno portato fino alla fine. Le società stanno riprendendo regolarmente i campionati? Beh, non solo stanno riprendendo, ma li stanno terminando. Sì, un'iniziativa fatta, voluta da Colombo, che ringraziamo per l'invito, la scuola che ha messo a disposizione in una giornata come questa anche i locali, e che viene omaggiato un ragazzo che, voglio dire, durante un incidente è morto questo ragazzo, e quindi, come dire, un'iniziativa che ha anche, oltre allo scopo sportivo, anche uno scopo, diciamo, di ricordo di questo ragazzo giovane vittima, diciamo, di un incidente, quindi estremamente importante, per cui abbiamo ritenuto giusto essere presente qui assieme al Presidente Morgana. Un'attività agonistica che sta avviando al termine e che vede di buon auspicio anche il nuovo anno. Sì, l'ha detto Morgana, c'è stato un lavoro che ha fatto il Comitato Regionale, presieduto da lui, di grande importanza. Tutti i campionati ormai sono al termine, si stanno concludendo bene, quindi tutte le iniziative sia del settore giovanile ma anche dell'LND, per cui, diciamo, siamo soddisfatti e pensiamo che il nuovo anno sia produttivo. È una bellissima manifestazione che ritorna dopo tanti anni. Noi per 5 anni siamo stati accanto a Franco Colombo, che è un'eccellenza dello sport e del calcio bivonese. E oggi, peccato, dico, questa giornata, quindi comunque siamo riusciti a fare gli eventi sia al campo sportivo che qui nella meravigliosa palestra dell'Istituto Alberghiero. Oggi è una bellissima giornata di sport che premia tutti gli sforzi di Mister Colombo. Colombo è stato un punto di riferimento dello sport del territorio, molte generazioni sono cresciute con lui, generazioni di giovani calciatori, e rappresenta il calcio nel nostro territorio, con i valori che lo sport e che il calcio porta dietro. Quindi queste sono delle generazioni che porteranno questi valori che Mister Colombo riesce a inculcare. Questo è un memorial dedicato a Vincenzo, che era un partecipante di questa scuola, e questa vittoria noi la dedichiamo a lui. Bravo Gesù. Bravo, un applauso, bravo! Sono felice di questo torneo, abbiamo meritato la vittoria e spero che si rifarà il prossimo anno. Siamo molto soddisfatti di questa vittoria sudata, sempre dedicata a Vincenzo.